Ciao a tutti, non siamo nel ventre della balena, oggi siamo nel mio ufficio e voglio raccontarvi di alcune segnalazioni che ho ricevuto dopo gli ultimi video sul contagio da coronavirus in Europa, video che stanno spopolando in termini di visualizzazioni, di condivisioni. E allora ve ne racconto soltanto un paio che sono quelle che più mi hanno colpito. Una è di Cristina Balzarin, che scrive dal Vicentino, una delle aree più in sofferenza dal punto di vista del contagio, e mi racconta di come abbia fatto degli screenshot casualmente in quel momento, il 7 febbraio scorso, per mostrarmi come su un sito italiano, che voi sapete essere anche l'Iran, una delle regioni più colpite, beh, i numeri che venivano raccontati, mostrati il 7 febbraio in termini di contagio, sono questi che potete vedere. Vi ricordo che il 7 febbraio è già da 2 giorni che si è registrato la prima vittima in Europa ed è in Francia. Ma dicevo, il 7 febbraio potete tranquillamente vedere come in Italia i contagiati siano ancora soltanto 3, mentre in Francia siano già 6 ed in Germania addirittura 13. Voi sapete che anche un articolo del Guardian abbia rilevato come probabilmente il paziente zero in Europa sia arrivato forse dalla Germania. Ma vi mostro un'altra segnalazione che è ancora più emblematica ed è quella che mi è stata fatta dal dottor Pierpaolo De Saraca. Ciao, mi scrive, ho visto il tuo video sulla diffusione del coronavirus in Europa. Sono un medico. Lavoro in Germania come neurologo vicino a Dortmund da 5 anni. Da qualche giorno avevo molta tosse e raffreddore. Poi ieri, mentre ero in servizio, è arrivata la febbre a 38 e mezzo. Per sicurezza ho pensato, visto che a casa ho 2 bambini, vado un attimo al pronto soccorso dell'ospedale dove lavoro e mi faccio fare il tampone nasale per escludere il coronavirus. È arrivato il collega di medicina interna, mi ha visitato e mi ha fatto il tampone. Dopodiché attendo chiuso nel mio ufficio i risultati del sangue e del tampone. Dopo circa un'ora arrivano. Virus dell'influenza negativo. Ma non era quello che volevo escludere io? Ebbene sì, il tampone che mi avevano fatto non era per coronavirus. Telefono al collega internista per chiedere spiegazioni. Lui mi risponde che secondo le linee guida mediche tedesche è prevista l'esecuzione del tampone per coronavirus solamente su pazienti che potrebbero essere stati in contatto con altri pazienti già noti con coronavirus. Al che io, ricordandogli di eventuali pazienti asintomatici affetti dal virus, gli chiesi come avrei potuto sapere di essere venuto a contatto o meno con questi pazienti affetti ma asintomatici. Vi ricordo, lui fa il medico di professione, quindi immaginatevi quanti pazienti ha visitato. Non ha saputo rispondermi. Dopo un po' di pressione, l'ho convinto a farmi fare il tampone per coronavirus. Dice giustamente: sono rimasto scioccato pensando a quanti pazienti siano passati per quel pronto soccorso tedesco nelle ultime settimane con febbre e problemi respiratori e nessuno abbia fatto loro un tampone per vedere se avessero contratto il coronavirus o meno. Questa è la realtà di un medio grande ospedale. Ho paura a pensare cosa succeda nel resto della Germania. PS, ad oggi sto ancora aspettando il risultato del tampone. Sembra che qui ci voglia addirittura qualche giorno per avere il risultato a paragone dell'Italia, dove in massimo 6 ore si sa della positività o meno. Questo è ciò che accade in Germania oggi. Questo per dire cosa? Per dire che dobbiamo affrontare questa emergenza, dobbiamo farlo con forza e rigore, ma a tutti quelli che vogliono far passare gli italiani come gli untori del mondo, gli untori d'Europa, beh, dobbiamo raccontare bene come stanno le cose e stanno in maniera profondamente diversa. Vi terrò aggiornato sulle altre segnalazioni che dovessi ricevere. Ciao a tutti!